Secondo quanto riportato, i dati diffusi dal Ministero della Salute sono 32.616 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 191.144 tamponi eseguiti. Sono 331 i decessi, dato in calo rispetto ai 425 di ieri. Aumentano di 115 unità i pazienti delle terapie intensive, mentre sono 1.331 i nuovi ricoveri negli altri reparti Covid. Gli attualmente positivi in Italia sono 558.636, con un aumento di 26.100 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 6.183. I tamponi rispetto a ieri sono oltre 40.000 in meno, ieri 231.673. Con 331 nuovi decessi, il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia è salito a 41.394. È costante il rapporto tamponi positivi, che resta a quota 17% circa, così come resta stabile l'aumento dei pazienti in terapia intensiva. La Lombardia è la regione con il maggior incremento di nuovi casi, 6.318, seguita dalla Campania 4.601, dal Piemonte 3.884, il Veneto 3.362, il Lazio 2.489 e l'Emilia Romagna con 2.360. Il ministro della Salute Roberto Speranza, a mezz'ora in più su Rai 3, condotta da Lucia Annunziata, ha detto: "Non è scritto nel cielo dove andremo a finire, ma vedo una consapevolezza che non è all'altezza del momento che stiamo vivendo. Si torni allo spirito di marzo, quando il comportamento delle persone ha fatto la differenza."